dopo una lunga e lenta attraversata siamo arrivati a Tuzla, la terza città più grande della Bosnia. Città di tipo industriale e poco turistica, al punto tale che anche all'ufficio di Banja Luka ci hanno vivamente sconsigliato di passare. Noi invece abbiamo voluto venire per due ragioni, sia perché si trovava sulla strada per Srebrenica, sia perché Tuzla non è stata minimamente o non è stata particolarmente coinvolta nella guerra. Questo anche perché è l'unica città bosniaca in cui un partito nazionalista non è mai riuscito a vincere le elezioni. Un altro punto di interesse legato a questa città, che comunque è un centro storico sicuramente piacevole, pedonale quantomeno, è che recentemente, qualche settimana fa, è stata coinvolta in una serie di manifestazioni di protesta studentesche abbastanza violente che hanno provocato anche l'incendio di alcuni palazzi. Questo perché la situazione comunque economica sociale non è sicuramente sistemata qui in Bosnia. Diego, dimmi. Che impressione ti fa Tuzla allora? No, piuttosto strana. Per via di cosa? Perché il centro sembra proprio storico, però fuori, anche con i progetti che sembrano venire realizzati, voglio diventare un po' più moderno. Pranzo decisamente luculliano, abbiamo lasciato Tuzla alle nostre spalle, ci stiamo dirigendo a est verso il confine con la Serbia. Lì arriveremo a Zvornik, da cui poi migreremo verso sud in direzione di Bratunac, alla ricerca di un monastero ortodosso perduto tra le montagne dove fare la nostra prossima tappa, e infine, se il tempo lo permetterà, arrivare fino a Srebrenica a metà della giornata. Nel frattempo, durante il viaggio, abbiamo imparato un po' di cirillico, le prime tre lettere, e stiamo sempre gustando la lentezza e la tranquillità del panorama rurale bosniaco. Abbiamo appena superato Zvornik e ci troviamo in fronte alla Drina, il fiume che segna il confine tra la Serbia e la Bosnia. I nostri piedi sono in Bosnia, ma il nostro sguardo arriva facilmente in Serbia. Le differenze tra i due paesi da qua non si colgono particolarmente, però possiamo avere anche un piccolo assaggio dello stato vicino, appunto il principale nemico durante la guerra degli anni 90. Abbiamo raggiunto Bratunac e ora ci siamo diretti 13 km a sud per raggiungere un monastero disperso tra le montagne che ci è stato caldamente consigliato dai nostri amici. La strada non è delle migliori,
ma la speranza è ancora tanta. Difficoltà siamo riusciti a raggiungere il monastero, un luogo decisamente silenzioso e quieto, ben curato, in cui questi edifici sicuramente rinnovati sono piacevolmente immersi nell'ambiente naturale che li circondano. Il monastero originale risale al XIII secolo, è di religione ortodossa ed è dedicato alla Santissima Trinità. Durante la guerra degli anni 90, essendo questa una zona abitata principalmente da bosniaco musulmani, il monastero fu raso totalmente al suolo e soltanto nel 2003 i lavori riniziarono e si ricostruì quindi la struttura attualmente visitabile. All'interno non è possibile eseguire né foto né video, ma abbiamo potuto visitare il luogo di culto accompagnati da uno dei tre preti residenti nel monastero e apprezzare l'aula totalmente decorata e impreziosita da un enorme candelabro centrale. Sta piovendo e sta venendo buio. È il momento di andare a cercare un posto dove dormire.